Ciao, oggi voglio parlare di nuovo di animazione e in particolare interpolazione tra i fotogrammi. È una delle cose che dobbiamo padroneggiare per riuscire a ottenere quello che vogliamo nelle nostre animazioni. Comincerò disegnando qualcosa da poter animare. Utilizzerò il metodo Surface per distribuire i miei segni sopra a una forma tridimensionale. Ecco, ho disegnato un dado, abbiamo qualcosina da animare. Il cubo di base che ho usato per ricalcare mi può andare benissimo per oscurare, diciamo, la parte dietro, perché se io lo nascondo, vedo ovviamente tutto in trasparenza. Allora, siccome mi interessa mantenerlo, ma mi interessa anche che quando sposto questo oggetto disegnato si sposti anche l'altro cubo solido con esso, la cosa più semplice da fare è far rendere uno il figlio dell'altro. Quindi qui nella collezione di scena seleziono il cubo, lo trascino sopra a stroke, ma tengo premuto il tasto maiuscolo. Facendolo adesso possiamo vedere cliccando questo triangolo che il cubo, quello geometrico che è rappresentato da questa forma, è all'interno del disegno mio. Magari lo chiamo dado. E quindi adesso so che quando ho selezionato il dado, se lo sposto, se lo scalo e se lo ruoto, verrà seguito a ruota dal cubo solido vero e proprio, che quindi sarà sempre legato ad esso. Andiamo a fare una piccola animazione velocemente. Vado a rimpicciolire il cubo per poterlo avere un po' più piccolo e vederlo muoversi. Qui sotto Strokes vado ad aumentare a 2 lo spessore del segno, così per vederlo un po' più grosso. Siamo sul primo fotogramma, mi sposto per esempio quassù e come abbiamo visto premo I e salvo, in questo caso mi salvo solo la location. Ora vado nell'ultimo fotogramma e lo sposto qua giù, I e salvo la location. Abbiamo visto quindi che ora se faccio partire l'animazione, il movimento viene interpolato da Blender dall'inizio alla fine. Potete notare facilmente che c'è un'accelerazione iniziale e una frenata finale. Se poi a metà strada, diciamo qui al 120, io andassi a portare il mio cubo qua giù, premo I location, ho salvato quest'altro fotogramma. Vi ricordo che questi fotogrammi sono tutti visibili, questi keyframe qui. Vedete che adesso c'è il rettangolino arancione. Ora torno all'inizio, zoom un po' indietro. Ecco qui, se faccio play alla mia animazione, noterò che il movimento è un po' particolare, non è esattamente, fa una frenata, appunto, adesso è ancora più evidente questa cosa. Arriva al punto dove deve arrivare, frena e poi va verso l'altro punto. Questo è per un'impostazione di default di Blender. Per poter vedere questa informazione e anche modificarla, abbiamo bisogno di una finestra in più. Andiamo a riutilizzare un attimo questa che in questo momento non stiamo usando. Quindi cliccando qui sul tipo di editor di questa finestrella, in questo momento è impostato su Dope Sheet, però siccome non lo usiamo, andiamo un attimo a vedere il Graph Editor. Il Graph Editor è esattamente ciò di cui abbiamo bisogno. Come funziona il Graph Editor, che può essere pieno di segni la prima volta che lo apriamo, soprattutto se abbiamo fatto un'animazione complessa? Qui a sinistra vediamo gli oggetti che abbiamo in scena e qui ci sono tutti gli elementi che sono stati animati da parte di questi oggetti. Abbiamo animato
la location. Quindi abbiamo animato, come vedete qui, adesso allargo un po' la finestrella, le trasformazioni dell'oggetto, e se apro questo triangolo vedo le tre cose che sono state animate: in rosso la posizione X, in verde la posizione Y, in blu la posizione Z. E qui posso vedere in che modo si muovono dal primo all'ultimo fotogramma. Come tutte le finestre di Blender, posso muovermi col tasto centrale, CTRL tasto centrale da sinistra a destra, zoom da sinistra a destra, CTRL tasto centrale dall'alto in basso, zoom dall'alto in basso. Quindi posso muovermi in maniera da vedere meglio quello che sto facendo. Allargo ancora un po' e zoom. Queste quindi sono le curve dell'andamento delle nostre posizioni. Se io faccio play, il mio oggetto passa da una posizione all'altra secondo queste curve. Quindi, per esempio, andiamo a nascondere, tolgo gli occhietti qui a Y e Z, rimane solo la curva della posizione sulle X. Questi sono i keyframe. Vedete, al numero 1 abbiamo questo keyframe. Quando sono al 120 ho quest'altro keyframe e quassù ho l'ultimo al 250. Come vedete, c'è una curva a collegare questi punti e queste due maniglie a sinistra e a destra della curva mi permettono di spostare il modo in cui viene appunto interpolata. Quindi, più facile da fare che da spiegare, se io prendo questa maniglia e la sposto, per esempio, così, potremmo vedere che la posizione sull'asse X adesso, da qui, che era meno 2 là sopra, la posizione sull'asse X è quella da sinistra a destra. Guardate sempre qui e vedete che la X è quella che va da sinistra a destra. Quindi adesso va sempre nello stesso punto, però prima va molto a sinistra per poi andare al punto finale. Se invece giro in questo modo la curva, tra l'altro lo vediamo anche spostarsi proprio in diretta, farà una cosa diversa, andrà più a destra. Poi torna, rimbalza e viene su. Quindi noi, cambiando questo andamento della curva, cambiamo il modo in cui l'animazione viene interpolata e possiamo anche allungare e accorciare questi segmenti. Quindi, se io li accorcio moltissimo, possiamo fare uno scostamento molto molto netto. Quindi, appunto, da qui possiamo vedere che arriva al punto dove deve arrivare e poi parte in maniera lineare verso destra. Stiamo vedendo solo il movimento sull'asse X, ci stiamo disinteressando del tutto di quello sulle Y, che vabbè, non ha nessuna variazione perché le Y sono quelle che vengono verso di noi. Sull'asse Z invece, come vedete, continua la curva ad avere lo stesso andamento di prima e ovviamente posso anche qui cambiarla, per esempio in un senso più lineare, mettendo questa così, questa così e quest'altra così. Accorciando molto, in pratica creo quasi uno spigolo. E guardate, adesso il movimento anche in verticale è lineare, cioè non fa più quell'accelerazione finale nello scendere. Qualcosa che cade ha in genere un andamento a parabola. Quindi avrebbe un andamento di questo tipo sull'asse Z. Poi ovviamente adesso non riesco, e vedremo come fare. Adesso in pratica dà l'idea di cadere, parte piano e poi arriva più velocemente a terra. Quindi manipolando queste curve noi riusciamo a manipolare il modo in cui arriva sui punti. Come potete notare che io non ho mai cambiato il punto nel keyframe, è rimasto sempre lì. La posizione sulle X e sulle Z sono sempre le stesse, quelle che ho impostato con i miei keyframe, queste qui, meno 2,7, meno 1,02, però ho cambiato il modo in cui ci si arriva da quella prima a quella dopo. Quindi normalmente ecco perché vedete quell'effetto frenata, diciamo, perché l'impostazione di default di Blender è quella di applicare una transizione di tipo morbido a tutti i cambiamenti, quindi una transizione, diciamo, di questo tipo, quella che vedevamo all'inizio. Ecco quindi perché l'animazione ha questo andamento morbido nel momento in cui arriva a dei cambi e poi riparte. Questa impostazione di default può essere cambiata nelle preferenze. Se voi andate in Edit Preferences, nella voce Animation, potete notare
che c'è una default interpolation che è Bézier. Se voi la cambiate in linear, d'ora in poi i keyframe saranno messi in maniera lineare. Facciamo subito la prova. La cambio in linear, chiudo, elimino del tutto con un clear keyframes e ora vado a rifare l'animazione. Quindi vado nel primo fotogramma, porto il cubo quassù e vado a salvare la location, i location. Dopodiché vado al fotogramma 120, scendo giù, i location, vado al fotogramma 250, lo sposto qua giù e tra l'altro invece di i location posso farvi vedere, si può anche semplicemente cliccare su queste iconcine. Se fosse un puntino, nel momento in cui cliccate viene creato un keyframe anche per questo, però in questo caso, quindi per esempio se facessi così, sarebbe come aver fatto i lock rot, perché ho salvato anche la rotazione. Adesso comunque li tiro via. Notate che adesso l'interpolazione è lineare, quindi qua nel graph editor adesso è del tutto lineare, quindi da su va giù in maniera costante e da lì tac parte e si dirige in maniera costante verso la nuova posizione. Quindi al di là di cambiare il default, andiamo a vedere adesso come cambiarlo una volta che c'è già. Allora è sufficiente cliccare sulla transizione in questione e se noi premiamo il tasto T sulla tastiera, possiamo scegliere una diversa interpolazione. Quindi, per esempio, appunto Bézier in questo punto, ed ecco che ha creato l'interpolazione di tipo Bézier. Ovviamente l'ha creata su un lato solo. In genere vogliamo farlo su un'intera animazione, per cui quello che io vi consiglio è di nascondere momentaneamente eventualmente tutte le righe che non vi interessano, potete selezionare con un trascinando e quindi se premo T in questo momento e scelgo Bézier viene applicato a tutto e quindi anche diciamo a destra e a sinistra del singolo punto. Se mi interessasse cambiarlo solo su due punti posso selezionarli, premere T e poi magari adesso torno in lineare e vedete questo punto adesso è diventato lineare da entrambi i lati. Potrei comunque riselezionando Bézier averlo in quest'altro modo dall'altro lato. Vediamo per esempio a fargli fare questo lavoro cosa succede. Succede che la posizione Z scende, poi sale per un attimo, fa una specie di rimbalzo e poi se ne va giù. Se io avessi voluto portarlo quassù, prima avrei pensato di metterci un keyframe. Ma non è per forza necessario mettere un keyframe per ottenere certi spostamenti, possiamo anche ottenerli direttamente qui all'interno. E ovviamente niente mi vieta da qui di con la G, con quella che si usa per spostare qualsiasi cosa, potrei anche proprio spostare il singolo punto più in giù e che succede? Che il cubo raggiunge un punto più basso, meno 2 prima di saltare e andare via. Quindi in pratica spostando qui nel graph editor io posso anche proprio spostare la posizione che avevo impostato nel keyframe. Quindi adesso se mi sposto il fotogramma 120 possiamo vedere che è stato salvato come Z un meno 2,02 mentre prima ero più o meno qui. Tra l'altro posso anche spostarlo a destra e a sinistra, quindi andare del tutto a cambiare la sua posizione. Quindi il graph editor è molto utile perché può spostare non solo il modo di passare da un punto all'altro, ma anche proprio posso permettermi di fare le stesse cose più o meno che faccio sulla timeline. Però ovviamente è un po' più difficile da leggere per via di tutti questi segni. Se poi immaginiamo di avere molti oggetti in scena, può essere difficile da leggere. Alcune funzioni, tra l'altro, sono particolarmente utili perché se per esempio stiamo sempre discutendo della posizione Z, quindi lavoro sul primo fotogramma in alto e sul secondo quando scende giù. Se di nuovo premo T, vedo che ci sono anche altri tipi di effetti. Per esempio, questo qui, bounce. Se scelgo bounce, vedete, cambia la curva in questo modo e in pratica mi crea automaticamente l'effetto di qualcosa che rimbalza. Per cui, l'uso del graph editor mi permette facilmente diverse possibilità. Se adesso, per esempio, la posizione X qui
la cambio e quindi lo sposto leggermente verso l'alto e gli dico di raggiungere una posizione più avanzata, il posizionamento sulla Z è rimasto lo stesso, per cui otterrò un rimbalzo, ma contemporaneamente uno spostamento in avanti. Potrei per esempio dire che non mi serve questo fotogramma a metà strada per le X perché mi basta sapere che deve andare da qui a laggiù e voglio che il rimbalzo avvenga, per esempio, vedete tra l'altro che se lo alzo ne fa altri, voglio che il rimbalzo avvenga un po' più avanti, qui, otterrò che il cubo cade e rimbalza ben più avanti. Quando comincio ad animare diverse cose, quindi per esempio se di nuovo il fotogramma 1 invece che in questa rotazione premo R e metto il dado con una rotazione diversa, quindi premo I e salvo rotation, vedete che appaiono queste voci in più. Poi vado all'ultimo fotogramma e magari voglio che il dado cada su una certa faccia, Alt R per annullare la rotazione, e adesso se non voglio che finisca sul 2, R, blocco la rotazione per esempio sull'asse X e lo muovo perché cada, tenendo premuto Ctrl posso bloccare la rotazione in incrementi ed eccolo qua, lo faccio cadere sul 5. Adesso premo di nuovo I e salvo anche la rotation all'ultimo fotogramma e quindi ecco che se torno all'inizio ottengo che il mio dado cade e ha anche una certa rotazione che va dall'inizio alla fine e che lo porta, anche se in maniera del tutto non realistica, a cadere sul 5. Queste informazioni sono state aggiunte qua e quindi le si trova sempre nel Graph Editor. Ovviamente, se vedete in verticale, il Graph Editor ha le unità di misura, quindi mentre prima la location andava più o meno da 0 a 2, adesso la rotazione ha dei numeri molto più grandi e quindi devo zoomare molto indietro per andare a vedere questi due valori di rotazione sulle X e sulle Y. Quindi capite che è fondamentale cominciare a poter usare gli occhietti qui per nascondere tutto quello che non ci serve. Se ora clicco su Z, ecco che me la evidenzia in azzurro, potrei momentaneamente nascondere X e Y. Se seleziono questi due sulla Z, adesso potrei sempre tramite il tasto T, andare a scegliere qualcosa come questo, Elastic. E andiamo a vedere che succede all'animazione. Succede che sull'asse Z crea comunque un'animazione che prima non c'era per niente, ma ha creato una strana vibrazione. Ve lo mostro per farvi vedere come è possibile usare questi valori di interpolazione. Quindi adesso li rimetto su Bezier. Niente mi impedisce di prendere anche questa rotazione sull'asse Z e di portarla in giù. Andiamo a vedere che succede. La rotazione sull'asse Z è quella sull'asse verticale e quindi io portandola qua giù non faccio altro che far ruotare, vedete in verticale, il mio dado e quindi rimane sempre sul 5, era quella rotazione che prima non avevo fatto. Aggiungerla anche solo qui rende il tutto un po' più naturale, c'è una rotazione anche sull'altro asse, questa è quella sull'asse Y, magari mi interessa che certo all'inizio e alla fine cada nello stesso posto, però le seleziono, premo T e magari provo anche qua un bounce, vediamo che fa. Torno indietro, faccio play e adesso la rotazione sulle Y avrà questo strano andamento bounce. Alla fine comunque cade sul numero nel quale volevo farlo cadere. Nel momento in cui in scena magari cominciamo ad avere più di un oggetto, quindi ricordatevi che in realtà il dado è costituito sempre da due oggetti, dal disegno del dado, dal grease pencil e dal dado che c'è dentro, quindi se voglio duplicarlo devo selezionarli entrambi. Se io duplico questi due, adesso sono due oggetti diversi, ci sono dado e dado 001 e ognuno contiene, il primo contiene cube, il secondo contiene cube 001.
Adesso, in questo momento, duplicandoli, ne ho duplicato anche l'animazione, per cui nel momento in cui faccio, mi sposto di fotogramma, non lo vedo più il secondo perché ha esattamente la stessa animazione. Potrei, per esempio, prendere solo il valore di Y location, e che è la posizione rispetto alla telecamera, selezionare tutto. Adesso devo zoomare perché lo spostamento che faccio è troppo ampio, però se lo sposto leggermente in basso, ecco che vedete che si sposta verso di noi. Potrei perfino mettere un punto intermedio da un'altra parte e di nuovo qua T, Bézier, solo quella in mezzo. Opa. E adesso, quindi il secondo cubo ha una posizione Y diversa, il resto dell'animazione è perfettamente copiato, la sua posizione Y tra l'altro vedete varia molto perché l'ho spostata con questa curva, posso aggiustarla leggermente così. E quindi vedete ora ho due copie che si comportano esattamente allo stesso modo. E se le seleziono entrambe, qui le vedo tutte, comincia a essere davvero scomodo la visualizzazione. Per fortuna c'è spuntata questa voce qui che mi dice mostra solo ciò che è selezionato. Ricordatevi che se non la mettete, qui vedete tutte le animazioni che ci sono in scena e tutte sovrapposte una sull'altra. Per cui a volte quando si entra dentro questo Graph Editor senza saper bene di cosa si tratta, si può rimanere un pochino spiazzati dalla quantità di informazioni. Quindi io vi consiglio di cliccare soprattutto su questo, Show Only Selected. Così potete scegliere il vostro oggetto e tra l'altro appunto avete la possibilità di nascondere alcune cose e di visualizzarne altre, concentrarvi solo su quello che vi serve. Adesso per esempio scelgo di questo di qua di nuovo, Bézier, e vado a giocare un pochino anche con questa curva di nuovo e adesso ho differenziato un pochino le animazioni delle due copie. Adesso avete capito perché quel comportamento strano nella tipica animazione, potete modificarlo andando a mettere linear come comportamento di default nelle curve, se lo preferite. Fate caso a una cosa, il cubo dentro non ha alcuna animazione. Essendo figlio del dado, lui eredita tutto quello che fa il dado, quindi non serve animarlo, è animato solo un oggetto. Quindi ricordatevi, quando avete padre e figlio è sufficiente animare l'oggetto padre e l'oggetto figlio erediterà automaticamente tutte le sue variazioni di scala, di posizione e di rotazione. L'altra cosa che voglio farvi vedere è piuttosto avanzata, vi invito a approfondirla per conto vostro. Questo Graph Editor ha un pannello che si apre con la N, esattamente come questo pannello qua sopra, però se sto qui si apre qui. Esistono i modifiers anche per questi spostamenti. Ora, se vado per esempio appunto a selezionare la rotazione sulla Z, c'è la possibilità di aggiungere dei modifiers. Uno, per esempio, abbastanza utile è noise. Il modifier noise, come vedete, applica del rumore al movimento e quindi, vedete, quello che otteniamo è una vibrazione continua dell'oggetto. Adesso è una vibrazione molto forte, poco utile, ma possiamo sempre scalare la quantità di rumore e anche spostare leggermente tutte le impostazioni. Provate, questa è l'ampiezza, quindi più la alzate, più le variazioni saranno di tanto, mentre invece questa è la frequenza, quindi ogni quanto avviene una variazione. Adesso è già molto più morbido il rumore. Se io abbasso l'ampiezza, ha una certa scala e quindi, come vedete, aggiunge un pochino di movimento casuale, in questo caso solo alla rotazione sull'asse Z. Potrei volerlo fare solo dal fotogramma 30 al fotogramma 200. È sufficiente qui mettere inizia a 30, finisci a 200 ed ecco che il rumore non viene fatto nella prima parte, ma comincia solo dopo. E quindi, appunto, potrebbe regolatevi. La cosa carina è che potete anche mantenere l'animazione in moto mentre fate le modifiche e vedere effettivamente cosa succede.
Questo è il modifier noise per aggiungere un po' di vibrazione al movimento. Esistono anche altri modifier utili, è il modifier cycles che permette di ripetere il movimento. La prosecuzione del discorso sui modifiers la lascio a un corso più avanzato di animazione nella quale potete imparare a utilizzare per bene tutte le funzioni del Graph Editor, che è particolarmente potente. Sono argomenti un po' troppo complessi per essere sviscerati in questo corso che riguarda in particolare Grease Pencil. Però appunto volevo mostrarvi che il Graph Editor è un oggetto del quale non dovete aver paura, utilizzabile per regolare al meglio, una volta posizionati i keyframe, il modo in cui si passa da uno all'altro. Ho riaperto ora il documento che avevo fatto per la lezione scorsa, che era un documento con diverse cose animate contemporaneamente. Vi ricordate? Effetti, luci. Vado ad aprire il Graph Editor. Vedete che ci sono moltissime informazioni e soprattutto in questo momento ho selezionato solo questi oggetti. Ma se io andassi a selezionare tutto, ecco che il Graph Editor sarebbe qualcosa di complessissimo e pieno di mille informazioni. Tutte le voci che avevo animato si trovano qui. Quindi, per esempio, questo è il count dell'array che vedete salire mano a mano che il numero di palle aumenta. Per cui, in realtà, per esempio, qui potrei facilmente portarlo più su e se lo portassi qua su, il numero di palle disponibili aumenta. Quindi il Graph Editor mi permette di variare veramente tutti i valori. Non mi piace molto il fatto che il movimento sulla X e sulla Y abbia questo andamento frenato. Li vedete, sono qui X, Y e Z. Tra l'altro la Z vedete che rimbalza e quindi si alza, si abbassa, si alza, si abbassa. Potrei andare a selezionare appunto X e Y, per semplicità nascondo tutto tranne questi due, li seleziono, premo T, scelgo Linear ed ecco che adesso il movimento dall'inizio alla fine sarà lineare e non più frenato. Il rimbalzo sull'asse Z adesso è stato fatto a mano, se vi ricordate, però ora potrei anche cancellare del tutti questi fotogrammi, adesso ho mostrato solo la Z, e andare a crearli con un qualche tipo di funzione diversa. Quindi se io adesso faccio delete keyframe, le palle non rimbalzano più, ma potrei selezionare questo inizio e questa fine e premendo T scegliere, come abbiamo visto, bounce, che mi crea il rimbalzo, e ovviamente adesso c'è un rimbalzo solo dall'inizio alla fine. Ma io posso decidere di spostare questo mio rimbalzo più vicino, cade e poi riparte, cade e poi riparte, perché non ha senso ripetere il fatto che risalgano. Però per farvi vedere come anche un'animazione già presente posso andare facilmente a modificare queste cose, in questo caso la ripetizione qui è data semplicemente dall'esistenza di questo modifier, cycles, che dice di ripetere quanto avviene a livello di movimento. Quindi è per quello che questi bounce si ripetono e ricominciano ogni volta. Se io invece scegliessi una caduta è quadratico, quindi questa è una caduta. Se li avvicino ancora di più, posso ottenere dei rimbalzi che però in questo caso ripartono subito da sopra. A me cosa interessa? Interessa anche specchiarli. Quindi posso dire di ripetere specchiato ed ecco che avrò la caduta e il rimbalzo specchiato. Adesso probabilmente la posizione sull'asse Z che ho scelto qui non è esatta, infatti la devo abbassare fino a quando non tocca il pavimento. Là, ecco, adesso tocca il pavimento. Come vedete, adesso, per quanto irrealistici, perché sono infiniti, non si abbassano mai, però ho ottenuto i rimbalzi molto più facilmente che non con
con la creazione dei keyframe a mano e tra l'altro con un aspetto molto più realistico del movimento, perché effettivamente il movimento di caduta e risalita di un oggetto che rimbalza è più o meno una parabola. Ci sarebbe il fatto che ogni volta che scende dovrebbe calare leggermente, tutte cose che è possibile comunque fare all'interno dei modifiers. Vi invito ad approfondire un pochino tutto quello che è legato al Graph Editor, perché permette davvero di regolare completamente tutto quello che si vuole a livello di animazione. Non abbiate paura ad aprirlo e a utilizzarlo. Grazie per avermi seguito e ci vediamo la prossima volta.